Mi ti devo contare che sta settimana sono andato a curare la comunicazione dei cosolini. Guarda, è una roba che mica, avevo sempre pensato che anche là, se chiedeva, ieri era un attimo, perché lui aveva quel il problema un pochettino, che mancava uno bravo che dia quelle quattro Capisco. regole di comunicazione che lo aiuti, no? Ho deciso di diventare il casalino dei cosolini. È il cosolino, è bellissimo questo Perché ruolo. lui ha sempre un poco questo modo un po' smunto di portare le Sì, robe. però se ti te lo aiuti su quel, te che dici quando guardare fissa la telecamera, due Esatto. robette, no? Quell'incentivo, quella forza, la verve che Basta manca, poco, no? basta poco. Due, tre robe e uno svolta proprio. Sì. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso go la camisa piena de... Macete. Pova, 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 conseguentemente guardi, pova, 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 conseguentemente guardi. Sente, Sì, eh? A posto, posso andare? vai. Allora, come volete che, siccome sono un po', insomma, giudice presentatore di questa situazione insieme a Sandra Savino, così per essere sopra le parti, come mi volete? Un Proviamo un appoggio approccio istituzionale istituzionale? all'inizio, ma comunque moderno. Ah, Istituzionale, ma ma moderno, moderno, sì. moderno. Vai. Avete scelto la persona giusta, grazie. Caro Triestino. E cara Triestina, volevo partire dandovi del lei. Conseguentemente, guardi, io credo che sarebbe il momento di pensare che stanno arrivando probabilmente anche le elezioni comunali. Per questo motivo abbiamo deciso di prepararvi con un programma che parli proprio di questo. Saremo io e la Sandra Savino e parleremo, ecco, della situazione dei politici. Come sta andando? Allora, no, non è male. L'urgenza di comunicare degli artisti, l'urgenza di comunicare su una roba a cui noi che teniamo tanto e siamo qua per questo. Siamo qua con il rapper Tepano, che è il Negà Chamado, perché questa mattina è si è svegliato e mi ha scritto un messaggio: devo assolutamente comunicare con voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Tepano, noi se vediamo quando sei i momenti bei e anche quando sei i momenti meno bei. Buongiorno. Oggi è uno di questi giorni qua, Buongiorno a tutti. Tepano. Mi non so cosa è Pugnetto, successo. buongiorno. Pugneto? Buongiorno a tutti. Pugneto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un po' più spigliato, un po' più veloce, un po' più così moderno, catching. Perfetto, avete scelto la persona Lo so, giusta. vai, vai, perfetto, vai. Rec, via. Ditemi se esagero, però, Ok, perché tante sì. volte mi lascio andare, No, vai sapete. tranquillo, vai tranquillo. Caro Triestino, cara Triestina, voglio darvi del lei. Volevo dirvi che presto arriveranno. No, è ancora un po' troppo simile a prima, deve essere un po' più moderno. Guarda, ho avuto un incubo questa notte che non ti posso neanche dire. Guarda, ti ho notato male, volevo dirvi questa cosa qui. Ti berò anche una cantone tu, questo incubo, perché tutto anche mentre cantoni tu cose che sono anche un pochettino Ma più fino siamo incubo. qua per sentire un Ti. incubo. Sì, un incubo perché ti inventò una cantone. Allora anche questi sono sentimenti importanti. E beh, do patello. Sì, è vero, Questi sono vabbè, sentimenti ok. importanti. Allora ti Vabbè. racconto l'incubo. Siamo curiosi di saperne. Questo incubo incredibile Allora, del eravamo a Tepano. casa. Sì, Eravamo a casa. eravamo a Io non ero a casa. casa. Te la casa mamma e te la casa anche mia nonna. Ah, la mamma e la nonna a Sì, casa. te la anche nonna con mamma. E quello è il tuo tetto. È il tuo tetto che piano piano non ti sta come, non ti sta perché casa di Pautina, di Totto. Casa? Di Pautina. Di Pautina. Di Faustina, casa Totto. di Ha Faustina di preso sotto. fuoco? Ha preso Sì, perché fuoco? mia mamma ha dato Ma poco, come è ma. dato E fuoco? questo è normale, questo è normalissimo. Un po' più DJ, hai presente quando chiamano? Ehi, ehi, quella roba un po' così, no? Avete scelto la persona giusta. Adesso. Lo so. Ditemi perché tante volte quando mi lascio andare non rispondo più di me Lo stesso. so, lo so, lo Il so. mio corpo tende a. Insomma, sono portato. Questo è normale. Questo è Normale, normalissimo. quando dà fuoco a Faustina, è Cosa è normale, tuo vabbè. tetto? Ha Cosa è preso successo? poco anche cada notte.
Oh no! Sì, Questo è proprio una roba questo è brutta. terribile, Questo è questo è proprio terribile, sì, è terribile. ancora terribile. E quello è tutto detto. Allora, mamma è venuta, mi sono tornato, tutto dato, Tutto sì, sudato. tutto dato. E dopo mi sono tornato che è Dudu in tada, e Sì? Dudu, anche mio fratello è Dudu, e mia mamma tua Pinetta, perché tu Pegoletto, Pinetta. tu Pegoletto, da Pinetta di Patte, La è finestra, Pegoletto, sì. aspetta, aspetta, il pergoletto della Pegoletto, la tu pineta. Pegoletto, e la mamma tu Pegoletto con nonna, Sì. e io, perché avevo paura che non la prende poco, ho detto, mamma, qui bisogna fare qualche cosa, buttiamo due nonna, io prendo nonna. Allora ho Giusto, guidato forte, mamma, mamma, puta nonna, per favore, mamma, puta nonna, mamma, puta nonna! giusto. Ho Ma guidato. butta nonna. Sì, mi ha detto, mamma, puta nonna. Bastone Vado. numero 3, via. Caro Triestina, posso darvi di lei? Grazie. Allora, volevo dirvi che, conseguentemente, guardi, per questo motivo noi pensiamo che sia il momento di andare, che ci saranno le elezioni. C'è Roberto, bisogno di... è ancora un po' lentino, dovessi alzare un po' il tono di voce e mettere dentro qualche frase un po' più moderna, qualcosa un po' più che prenda i giovani, non solo l'elettorato anziano. Avete scelto la persona giusta. Benissimo, vai. E adesso veniamo sulla roba più importante per la quale dovremmo trovarsi oggi, insomma, che è questo speakeraggio del quale ti ho parlato prima, se questa azienda, che è un'azienda seria, perché bisogna essere specializzati ma anche aperti. I fa manutenzione, Ah. ascensori, Sì. relais, Sì. Ma droni e altro comunque. cosa c'entra? Manutenzione, ascensori, relais, droni e altro. Ascensori, relais, droni e altro. Sì. Se questi cinque, no, se gli iniziali di Le ogni d'una, iniziali. crea è il nome dell'azienda, L'iniziale, la come ditta, si chiama come tante. l'azienda? Ma Marda! come Marda? Non puoi Marda! chiamarsi Marda. Manutenzione, ascensori, relais, droni e Altro, altro. ma non voglio fare Marda, uno se Marda. speakeraggio sulla Marda, non voglio farlo. Mamma mia, riporto in tonno così. Ma no, tesoro, sono solo un poco sportiva. Allora ho detto, no, mamma, puta nonna, per favore, puta nonna, puta nonna! Buttano, lancia nonna, te potevi dire, insomma. Boh, vado. Sì, allora il testo si è preparato, mi raccomando, e enfatizza i momenti che va enfatizzati, c'è professionalità e ritmo, Sì, ok? allora vado. Sì. Sei rimasto bloccato in ascensore? Marda! Ma Sì, chi è sembra più? Se, cioè, brutto. perché? Non so, suona male. Perché te l'ho detto mai? Te devi dire, sei rimasto bloccato. Marda! Devi essere chiaro, no? E Sportiva. mamma ancora di porto, ma che insistente che te son, che insistente. Dopo per fortuna mio fratello era lì vicino e ha detto, come se ciò, buttiamo solo le avvicia, avvicia o non le buttiamo so. Come se con le imitazioni che viene tutto il Tu per labiale? favore, Come se che con le Antonio, perché imitazioni Antonio viene per favore, perfetto? un Ah, un incubo per sogno. favore. Allora ho Vabbè, detto sa mamma... parlare bene. Sei rimasto bloccato in ascensore? Marda! Meglio? Meglio. Ti si è rotto il drone? Marda! Si è incastrata la saracinesca? Marda! E altro? Marda! E altro No, Marda. e altro, anche sulle altro mantiene. E altro? Ok, e altro? Marda! Va bene così Sì, con la così verta? Sì, bellissimo, ok, sì. bello. Sì. Ma puttana nonna, questa cosa qui. E dopo cosa tutela? Io mi tiro dall'altra parte e mamma ha buttato giù nonna. Ha buttato giù nonna? Mi è cacata addotto. Mi è cacata addotto nonna. Mi è cascata Sì, addosso? allora per questa storia così, una storia così, veramente che fa tanta paura, ho scritto questa canzone qui. Una canzone su questo argomento, Sì, no? Non vedo l'ora di sapere ti che una che pronto? butta la nonna Vado, e che vado. casca addosso. Sì, prego. Chissà quanti di voi è capitato di trovarsi bloccati in ascensore con tra le mani un drone guasto. Tanti. Chissà quanti di voi di conseguenza hanno chiamato la ditta di manutenzione ascensori per poter uscire dallo stesso ed entrare nel garage. Però i manutentori di ascensore è chiaro che non sa aggiustare, no? Non sa aggiustare, No, i soliti. se trovi all'interno di un problema. Certo. Ma sono sì, vabbè. Caro Triestina, posso darvi di lei? Conseguentemente, guardi, allora, presto ci saranno le elezioni e noi saremo due giudici veramente. È un po' tutto uguale, Roberto, dovresti provare qualche frase moderna. Sai qualche frase moderna? Prova con una frase moderna, un approccio meno istituzionale. Avete scelto la persona giusta. Benissimo, vai. Ma che purtroppo aveva la saracinesca incastrata e a questo punto hanno chiamato il fabbro? No. Ah,
Che però cosa risolve? Che però nella sua proverbiale ignoranza non sapeva aggiustare il drone. Tipica dei Fabbri. Chissà quanti di voi e altro. Ma che è una situazione che non è proprio comunista. E altro? Questa notte ho fatto un incubo, proprio proprio incubo. Questa notte io patto, coda e patto, un incubo. Questa notte, dopo coda e tutetto in questo incubo, coda e tutetto, volete sapere? Ti vogliamo! Ma che, no? Chi ti è capita sta roba, te? Beh, che sarà capita chissà quanti di restare chiusi dentro un ascensore con un drone in mano e che però dopo arriva lo Zoya e la saracinesca rotta. Tanti. Sì. Può essere. Volete tapere coda e tutetto? Ti per favore, patita per veloce, ti amo curio, dittimi! Sono curio, dittimi. Guarda come mi guardano, mamma guarda come mia, mi guardano, oh, vedo l'ora di tapere. Anche noi siamo curiosi. E allora ve lo dico, proprio detto, c'era mia mamma che aveva perduto poco cada di potina, dopo anche topa aveva perduto un poco di poco. Cao Triestina. Come butta? Conseguentemente, guardi, posso darvi degli lei, parlando delle elezioni che presto ci saranno, c'è bisogno di due giudici super partners, come il sottoscritto e la Sandra Savino, che sicuramente saranno attenti a quello che succede nel piano locale. Quindi per questo motivo saremo noi... Muoviti un po', cioè sei troppo statico. Amico? Vabbè, muoviti un... Sì, ok. Quindi per questo motivo saremo noi... Faccio qualcosa che faccia balletto anni 60, qualcosa. Affidati alla Marda. La Marda, bravo. Manutenzione, ascensori, rolè, droni e altro. Sì. Altro cosa vuol dire? Generico, altro. Dopo che aveva preso un poco di poco, anche troppo, cosa ti ho detto? Pa' questo, pa' quell'altro, potete non impegnare. Io ero tutto che ditevo, dai mamma, cosa fare? Devi sapere cosa fare, dai mamma, cosa fare? Mamma, putanona! Mamma, putanona! Lancia, puoi dire lancia? Mamma, putanona! Lancia no, molto butta! Vai, linguaggio giovane, Roberto Cosolini, numero 143. Cari triestine, voglio parlare anche a voi giovani che siete lì davanti all'aperitivo, davanti al vostro rosso antico. Ma come rosso antico? Rosso antico non esiste più, mettete un aperitivo attuale. Ugo, metti quelle robe là, roba dei giovani. Cari triestini giovani. Volevo dirvi, conseguentemente, guardate, allora, siete lì magari che bevete un aperitivo... Ugo, bevete un Ugo. Non lo so tagliare in questo modo, devi essere sciolto. Bevete un Ugo sciolto. Del cavaliere Roberto in nero, anche quasi lui. Sì. Vabbè, del cavaliere Roberto in nero. Ebbene, la Marda in nero risolverà ogni tuo problema inerente. Ascensori, droni, rolè e altro. Dopo, coda tutetta, una coda di gattiata. Dove è finita la nonna? Addotto mi è cacata! Addotto mi è cacata! Questo è un esempio, questo, di robe che può succedere. Questo è un esempio di robe che può succedere. Che può succedere nella vita. Si è rotto il sipario motorizzato del tuo teatrino rionale? Marda! Questa è la risposta. Marda. Cari triestini, che siete lì davanti un Ugo che bevete in aperitivo. Cari triestini, tira via, un po' troppo antico. Va direttamente voi che bevete un Ugo. Voi che conseguentemente guardi, bevete un Ugo, cercate un rappresentante politico, qualcuno vi rappresenta. Togli il rappresentante politico, vai direttamente all'inizio. Cioè, voi che bevete un Ugo, non muoverti e vai direttamente oltre. Voi che bevete un Ugo. Hai un problema? C'è solo una risposta. Marda. E altro? Marda. Marda. Cioè, mi sveglio. Marda. Prima roba. Marda. Marda. Per ogni problema. Sì. Secondo me non suona tanto bene sto, ma mi lo registrare, ma secondo me non suona bene. Ti devi avere fiducia un pochettino nelle nostre scelte commerciali. Mi ha cacata! Perché sei così nervosi oggi? Abbiamo dormito male! E allora questa coda ha anche un finale molto importante, che è la morale. Qual è la morale? Patelli, ti siete in pegolo a perdo poco e avete le botte nonne lì. Cosa dovete fare? Non so che capi niente. Se avete le vostre nonne sul pergolo... che prende poco tutto. Cosa dovete fare? Puttanone!
Puttanonne. Puttanone. Butta le nonne. Puttanone. Per piacere. Puttanone. Grazie a Stefano per averne raccontato del suo. Ma dicimi! Voi che bevete un Ugo, avete già scelto chi vi rappresenterà in comune le prossime elezioni, conseguentemente guardi? Troppo, togli anche quelle dell'Ugo. Tira via le frasi. Fa la roba, tira via tutto il parlato. Tira via il parlato e fa solamente un gesto per i giovani. Perfetto. Ottimo. Come sono andato? Benissimo, benissimo. Grazie, alla prossima. Avete scelto la persona giusta. Mai e credi più, chi voterà corriverà, l'election day, chi vincerà coghe sarà, l'election day, in cabina dispera, oggi chiusi rassegna, dove sa, voterò, random viva dai povo, gli prometterà, tanto se sa, che noi fa mai, ciacole sa, per farsi bei, ma fino all'election day. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Zeccio di Rosini. Mamma puttanonna! Mamma puttanonna! E mamma mia di poto! Ma no tesoro! E mamma mia di poto intonio così! E mamma mia di poto... Aspetta... È un poco sportiva! Allora ho detto no mamma puttanonna! E non è mica cacata. Cacata! È tutto mia cacata! Dove? È tutto mia cacata! Dove? È tutto mia cacata! Perché sei così nervosi oggi questi coretti? Ma davvero? Mia cacata! Perché sei nervosi oggi i coretti così, ga? Ho dormito, ma abbiamo... Dai, di nuovo. Mia cacata! Perché sei così nervosi oggi? Abbiamo dormito male! Ahahahah.